Cari amici videoascoltatori e cinefili incalliti, oaich a tutti. Io sono Ben, il noleggiatore con sconsigliatore della storica videoteca Video Vicenza del 1986 e sono qui a presentarvi le quattro novità di questo secondo fine settimana dell'anno. Allora, quindi qui abbiamo due filmoni, dicesi filmaccioni. Allora, il primo è Tenet, il nuovissimo film di Christopher Nolan, il regista super della trilogia di Batman, di Inception, di Memento, di Interstellar, che è uno dei miei film preferiti in assoluto, di Prestige. Vabbè, dopo forse me ne sfugge qualcuno, comunque penso che i più famosi li ho citati. Eccolo qui. Quindi vi leggo testualmente cosa è scritto dietro. Tenet è puro intrattenimento cinematografico nella sua forma più aulica. Nolan immerge lo spettatore dentro un flusso di immagini capaci di catturarne non solo l'attenzione ma anche la fantasia. Un film che celebra la magia del cinema. Credo che si tratta di viaggi nel tempo. Alla fine credo di scongiurare addirittura una terza guerra mondiale, anche se mi sembra che ci siamo già quasi, no? Visto il periodaccio. Ecco, quindi Tenet, filmaccione, uno dei filmaccioni dell'anno. Secondo film, che direi che anche questo si presenta molto bene, guardate che faccia rassicurante che ha il nostro Russell Crowe, il nostro Russell. Quindi Il giorno sbagliato potrebbe capitare anche a te, nel senso di me. E cosa succede qui? C'è una mamma che sta andando con il figlio la mattina, credo per sbrigare delle pratiche di divorzio. Davanti c'è una macchina che al verde non parte, come succede milioni di volte ogni giorno. Comincia a suonare, ma purtroppo suona all'uomo sbagliato. No, sbagliato, sbagliatissimo. E infatti io penso qualche volta, questo film a me è venuto in mente, qualche fatto di cronaca che tutti quanti noi insomma in macchina siamo un po', no? Diti, cose, paroline, eccetera. Però non si sa mai chi c'è dall'altra parte. E in questo film, diciamo che se guardate il trailer che ho mandato nel gruppo, vedete che c'è da avere tanta palula. Quindi si presenta un thrillerone con il ritorno di Russell Crowe in formato non più gladiatore ma bufalo, è un bufalone enorme, però sembra un film insomma di quelli molto scutennacchi, very gay, underground, cioè nel senso molto fico. Terzo film, qui andiamo un po' sul film più impegnati. Allora, qui abbiamo Le Verità, qui c'è, beh insomma anche qua abbiamo attrici top, quindi Catherine Deneuve, Juliette Binoche, pensate voi, e anche Ethan Hawke. Allora, qui la Catherine Deneuve è un'attrice affermata, famosa, adorata un po' da tutti, scrive la sua biografia e in quel mentre a casa arriva sua figlia con la famiglia, col marito e la moglie, e praticamente sarà un, come dire, un confronto, scontro, fra tante cose che erano rimaste un po' sospese tra di loro, diciamo, ecco, un po' una, non so se è una riappacificazione o insomma un rimettere a posto tante cose che prima non andavano molto bene. Quindi Le Verità, film francese, regia di Kor Eda Hirokazu. Ah, questo non sembra tanto un signore francese. Le Verità. E per ultimo abbiamo un film ovove, un film dell'ovove. Eccolo qui, questo è Darlin, che la copertina qui è un po' loffia, vi faccio vedere l'altra che secondo me è decisamente meglio, la doppia copertina. Eccola qua, vedete questa ragazza che ha un po' la dentatura, un po' così. Quindi questo è il seguito di un film uscito ormai, penso, oltre 10 anni fa abbondanti, The Woman, che era la storia di una donna trovata in mezzo alla foresta che era praticamente viveva allo stato brado. Terribile, un film veramente di quelli potenti come scene, come storia, come tutto. E infatti la fine lasciava un po' in sospeso tutto. Bene, la The Woman, quindi la cannibala, se vogliamo chiamarla così, ha avuto una figlia che ha vissuto con lei praticamente nella foresta, ma The Woman, con ancora uno sprazzo di umanità, decide di lasciarla in un convento, non so quanta umanità, perché in quel convento lì, insomma,
e per dargli, cercare di dargli una vita migliore. Quindi ci sarà la storia di questa ragazzina, ragazza adolescente nel convento, che praticamente è una ragazza che è allo stato naturale, quindi non sa niente, non sa leggere niente assolutamente, è una selvaggia, se vogliamo chiamarla così, e loro dovranno redimerla, e qui, io l'ho visto, mi è piaciuto molto, perché veramente ha molti, come dire, doppi sensi: è meglio essere selvaggi o è meglio essere civilizzati? Insomma, ecco, dopo qui si possono aprire tante parentesi, chiaramente, no? Ma in fare di tutto sarebbe un fascio. Comunque buono, un buon film, veramente fatto veramente bene, la ragazzina bravissima, quindi Darling. Bene, io vi ho detto tutto, sono i quattro film del... quindi oggi è venerdì, a parte che voi questo lo vedete domani, che è il 16, venerdì 15 gennaio, quindi Tenet, Christopher Nolan, filmaccione, Il giorno sbagliato, Russell Crowe imbestialito e anche un gran bestione, Le Verità, un film diciamo un po' più impegnato, con comunque grandi attrici, Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke, e The Darling, se volete delle emozioni veramente toste. Bene, io vi dico tutto, io vi aspetto qui a noleggiare come sempre con la mascherina. Oaich a tutti e arrivederci.